Eccolo qua. Prego. Il dottor Paolo Cornaglia Ferraris nel nostro spazio delle inchieste. Paolo Cornaglia Ferraris è un medico, è un pediatra emato-oncologo, ma insomma noi lo conosciamo da un po' di anni perché è uno che non la manda a dire sul mondo della sanità. Ha scritto anni fa un libro, all'epoca ancora con uno pseudonimo, Camice e Pigiama, e Pigiami, si chiamava lui Medicus Medicorum, poi è venuto alla scoperto e ne ha scritte tante altre di cose, tra cui La Casta Bianca, che è l'ultimo, diciamo, spaccato sui mali della sanità italiana, scrive anche su Repubblica, e noi con Paolo Cornaglia Ferraris periodicamente in questo nostro spazio inchieste cercheremo proprio di approfondire alcune delle tematiche che non funzionano della nostra sanità. Notizia di stamane, Cornaglia, che il ministro Tremonti ha stanziato, governo, i fondi per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. 106 miliardi di euro per le regioni nel 2010, 108 miliardi di euro nel 2011. Sono tutti giustificati questi soldi, secondo lei? Ho paura che ci sia un bel po' di spreco e forse ne bastavano un po' meno, ma se lo dico poi alla fine questa sanità pubblica rischia di essere vista ancora troppo male. Invece proviamo a capire se possiamo essere un pochino più parsimoniosi, un pochino più intelligenti nell'utilizzo delle risorse. Ha fatto bene a premetterlo, noi non vogliamo parlare male della sanità pubblica italiana, che è straordinaria rispetto, diciamo, peraltro a esempi. Obama se la sogna, poverino, Obama e non ci riesce. Ci sta provando adesso con tante resistenze. Ciò nonostante, insomma, noi siamo qui a fare il nostro mestiere, che è quello anche di vedere le cose che non vanno. Oggi parleremo soprattutto di esami inutili. Se ne fanno molti di esami inutili, Cornaglia Ferraris? Moltissimi. Se ne fanno troppi, se ne fanno probabilmente almeno il 30% del tutto inutilmente, persino con qualche rischio per chi li fa. Approfondiamo proprio questo, iniziamo a farlo con un viaggio negli esami inutili italiani, un viaggio in cui ci conduce Alessio Lasta. Analisi, ecografie, gastroscopie, risonanze, radiografie, ecografie, la mammografia, l'ecografia. Quanti ne fa all'anno? Penso un 7-8. 10, 12. Li pretende dal medico questi esami? Li pretendo, il medico li fa fare, mi fa le impegnative senza alcun tipo di problema. In Italia ogni anno si fanno 60 milioni di esami diagnostici tra radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche, uno per abitante, bambini compresi. Il costo? 10 miliardi di euro. Cosa ci sta succedendo? Siamo diventati di colpo tutti ipocondriaci? Dottor, non è un'ulcera. No, dite, perché io non ho paura. Ho fatto 3 operazioni, ne posso fare anche 4. Ogni volta mi levano un pezzo di qualche cosa. Mi sento più leggera. Ma perché in Italia si fanno così tanti esami? Due sembrano essere le cause principali. La prima è la cosiddetta medicina difensiva. Medicina difensiva significa richiesta di esami o di consulenze o di visite specialistiche o ricoveri non strettamente necessari. Su questo argomento il Centro Studi Federico Stella dell'Università Cattolica ha condotto un sondaggio tra i chirurghi italiani. Il 70% degli intervistati ha dichiarato di ricorrere a questi atteggiamenti. I medici attuano atteggiamenti difensivi per timore di un contenzioso medico-legale, per paura di una richiesta di risarcimento danni o per aver già avuto precedenti esperienze personali di contenzioso. Più che la paura c'è la certezza del contenzioso. Noi veniamo accusati e giudicati esattamente come un ubriaco che si mette al volante di una macchina, perché i medici oggi, in assenza di un articolo specifico, vengono giudicati per lesioni e omicidio colposo. Una peculiarità solamente italiana e messicana. Insomma, i medici sono costretti a un eccesso di prescrizioni per evitare cause civili e penali. Questa è una follia. D'altronde qualcuno mi chiederà conto un giorno per non aver prescritto una risonanza magnetica, nessuno mi chiederà conto per averne prescritta una in più.
Se dunque questo è il punto di vista dei medici, ovvero meglio prescrivere un esame in più e rischiare una causa legale in meno, dall'altra parte c'è la spinta, molto meno meritoria, a fare cassa, a produrre cioè quanti più esami possibili. Così si ammortizzano i costi per l'acquisto di strumenti diagnostici sempre più sofisticati e si rimpinguano le casse delle aziende ospedaliere, specie di quelle con i conti in rosso. Almeno un esame su tre è totalmente o parzialmente inappropriato. Io posso lavorare in un'azienda sanitaria pubblica e vengo pagato per i volumi e di fronte a una crisi di bilancio mi si chiede di aumentare i volumi, non di aumentare l'appropriatezza. Mi si paga la quantità di esami, non quanto appropriato è l'esame. Questa è la radice di tutti i mali. L'8% della spesa sanitaria si deve proprio a indagini inappropriate. Di chi la colpa? Delle mutue. Di questo mostro che schiaccia tanti colleghi con la sua brutalità livellatrice e li costringe a lavorare nella quantità piuttosto che nella qualità. Parla bene lui che si becca 30.000 lire a visita. Il fenomeno non conosce distinzioni geografiche, se pensiamo che anche nella virtuosa provincia di Bolzano le richieste di visite specialistiche ed esami diagnostici sono passate da 5 milioni del 2000 a 7 milioni 345.000 del 2008, con una crescita del 46,9%. Per fortuna che noi del medico non ci avevamo bisogno. E non si può mai dire, signora. Yeah! Allora, l'applauso perché Sordi lo porta sempre con sé. Cornelia Ferraris, abbiamo sentito, insomma, medicina difensiva, paura che in qualche modo ci possano essere dei contenziosi, allora, denunciavano i medici, siamo costretti a fare esami anche non necessari. Poi abbiamo capito che però ci sono anche altre ragioni, però su questo una riflessione, colpa di chi? Anche nostra, dei mass media che parliamo della cosiddetta mala sanità in maniera eccessiva, faccio autocritica anche come mi mandano i tre, che spesso ospitiamo, ma noi insomma stiamo veramente molto attenti a trovare quei casi che meritano e necessitano di avere pubblicazione giornalistica. Prendo anch'io responsabilità, le condivido, camice e pigiami era una focalizzazione dell'ulcera, delle cose brutte, delle cose peggiori, quindi magari la gente si è sentita stimolata a reagire in maniera virulenta. Penso che effettivamente la scelta di aumentare il pacchetto esami per sentirsi più sicuro possa derivare da questo tipo di pressione pubblica, ma anche dalla conflittualità che può esistere tra lo specialista e il generico. Il generico si sente quasi spinto ad aumentare il pacchetto di esami diagnostici perché per sentirsi all'altezza oppure per riuscire... L'esibizione muscolare. È quasi sì. Però sul contenzioso voglio salutare un ospite che è collegato con noi dalla sede RAI di Milano, il professor Gabrio Forti, che è docente di diritto penale, eccolo qua, e criminologia alla Cattolica. Buonasera professor Forti. Buonasera. Perché abbiamo sentito citare il centro studi Federico Stella, lei lo dirige, che ha fatto su questo un'analisi. Insieme a lei vorrei vedere questi cartelli che ci fanno capire insomma che il contenzioso aumenta nel settore sanitario e per questo a volte i medici hanno paura di conseguenze e fanno fare esami inutili. Dal 95, vediamo in questo primo cartello, al 2005 vedete che c'è stato un incremento del 65% delle denunce civili e ancora dovremmo vedere i risarcimenti del 2008 contenziosi, 30.000 richieste di risarcimento in sede civile, in sede civile, 12.000 processi penali per malpractice, vuol dire insomma per cattiva pratica sanitaria. Colpa dei giornalisti è troppo facile dirlo, ma ci sono anche, come dire, tanti avvocati che un pochino su questo ci marciano, tra virgolette, professor Forti? Ma diciamo, il tutto nasce da diversi fattori. Alcuni di questi fattori sono legati allo spazio eccessivo che nel nostro sistema giuridico assume la responsabilità penale del medico, a fronte di altri ordinamenti che noi abbiamo studiato, il gruppo di ricerca si è dedicato a questo lavoro per un anno e mezzo, in cui prevale la responsabilità civile e quella penale che è molto temuta dai medici e che molto condiziona psicologicamente la loro attività, invece ha uno spazio residuale. Tra l'altro dovremmo vedere un altro cartello che dice che l'80% dei medici che finisce sotto processo viene assolto, però si perdono 7-8 anni di tempo, di vita, insomma, e per alcuni anche di professione. Avete una proposta su questo da un punto di vista anche, come dire, pratico?
Sì, abbiamo avanzato ed elaborato una proposta complessiva che si articola in vari aspetti, in vari profili. Innanzitutto